Grazie per l'invito, è un piacere essere qua per inaugurare la campagna elettorale dell'amico Roberto Salerno. Oddio, inaugurare, in realtà Roberto la campagna elettorale è già iniziata da un po' di giorni con questa bellissima comunicazione, semplice ma incisiva. Infatti quando ho visto i primi manifesti di Roberto, ho scritto una parola molto semplice, no? Quasi banale, ma nella sua semplicità estremamente toccante per quelli come me soprattutto. Io sono di destra, pulito pulito, senza fronzoli, perché le persone di destra sono così, sono senza fronzoli, non stanno a dire, ah io, per carità, il PDL ha tanti bravi candidati, tutti i candidati del PDL sono bravi, tutti i candidati della Lega sono bravi. Tutti i candidati di tutte le liste che assieme al PDL e alla Lega tenteranno di vincere le elezioni sono bravi, ma ovviamente per un vecchio, ormai vecchio, per un anziano uomo di destra come me, il messaggio semplice, il messaggio che ti tocca è quello che in una parola, in un aggettivo come destra, dice tutto. E per quelli che la destra in questa città, in questa regione, l'hanno vissuta per tanti anni, ci hanno non solo vissuto, ma per la destra hanno combattuto, hanno lottato, hanno sofferto, hanno anche pagato dei prezzi, anche pesanti umanamente. Ecco, questo termine evoca ancora dei sentimenti che sono antichi, ma sono sentimenti profondi, sono sentimenti onesti, sono sentimenti puliti, sono i sentimenti del nostro popolo, della nostra terra, della nostra gente, delle nostre tradizioni e sono quelli che noi vorremmo vedere tramandati anche alle future generazioni. Per questo che io sono contento che Roberto Salerno abbia voluto tornare in campo con il PDL, con il Popolo della Libertà, dopo aver fatto altre esperienze, ma sempre lungo una linea di coerenza. Io, per quanto conosco Roberto da un po' di anni, non sempre tra noi sono state rose e fiori, perché le persone di destra sono abituate, quando le cose non vanno, a confrontarsi in maniera leale, qualche volta anche a litigare, però non vanno mai col coltellino dietro le spalle, come dire, per risolvere le situazioni in maniera non diretta. Ecco, devo dire che non è stato Roberto che ha cambiato strada, sono stati i partiti che hanno cambiato strada e lui ha continuato per quella giusta, infatti è ritornato dalla parte giusta, cioè il Popolo della Libertà. E di questo io gli sono grato e di questo io sono particolarmente contento. Sono particolarmente contento perché io credo che il Popolo della Libertà, se vuole veramente diventare un grande partito e non soltanto un movimento politico che ha e trova la sua unica sintesi nel leader carismatico che è Silvio Berlusconi, io credo che il PDL abbia bisogno di un'anima. E se c'è un'anima, se ci deve essere un'anima nel PDL, quest'anima deve essere basata sui valori, sulle idee, sugli ideali e soprattutto su quella impronta culturale, su quel sostrato storico e tradizionale che, a mio avviso, da anziano uomo di destra, solo la destra può rappresentare. Ed è per questo che io credo che i candidati come Roberto Salerno siano non solo una testimonianza che nel PDL c'è anche la destra, ma che vogliano dimostrare nella libertà democratica dell'espressione del voto, cioè ognuno vota chi vuole, che più destra c'è, più PDL ci sarà, perché noi siamo persone ferme, noi siamo persone solide, noi siamo persone che mettono le radici, che credono profondamente nei valori che professano e quindi non facciamo solo delle propagande, noi non facciamo solo delle campagne elettorali, noi siamo abituati a fare delle testimonianze di vita e non siamo tutti uguali e i nostri candidati non sono tutti uguali. E io mi onoro di poter dire, dopo 30 anni, 32 anni di onorato servizio nella destra, che i candidati della destra, se non hanno qualcosa in più degli altri, perché sarebbe ingeneroso dirlo, sicuramente hanno qualcosa di diverso, sicuramente hanno qualcosa di più profondo e sicuramente hanno qualcosa che, a mio avviso, è degno di essere premiato. E quindi per questo motivo questa sera ho accolto molto volentieri l'invito di Roberto a essere qua, perché io credo che le persone come lui, che rimangono e sono rimaste coerentemente a destra, abbiano bisogno non di una mano, non di essere aiutate, ma abbiano bisogno di essere elette, debbano essere elette, debbano trovare
la loro giusta collocazione, perché sono persone al servizio di una comunità, che non fanno la politica spot, che non stanno sul territorio soltanto con un manifesto quando conviene, ma sono persone come lui e come me che hanno dedicato la vita alla politica. Certo, c'è anche lo stipendio, io prendo anche uno stipendio, no? Devo campare anch'io, però la mia vita è tutti i giorni al servizio di una comunità, al servizio di chiunque mi telefoni, al servizio di chiunque venga da noi a sottoporci un problema. Certo, ci piacerebbe risolverlo sempre, spesso non lo risolviamo, ma ascoltiamo sempre, perché questa è una cosa che contraddistingue la destra. Noi non ascoltiamo le persone soltanto perché in campagna elettorale andiamo a chiedere un voto e una preferenza. Noi ascoltiamo le persone sempre e ci impegniamo sempre, una risposta la diamo sempre. Guardate che questa è una grande differenza rispetto a tanti che si propongono, no? Che magari hanno una bella foto più o meno ritoccata. Quella di Salerno non mi sembra neanche troppo ritoccata, perché lui è naturalmente bello e quindi è ancora più fotogenico, non ha bisogno di queste cose. Però voi vedete tanti candidati che uno è onesto, uno è modesto, uno è... hanno tutti uno sguardo, e va bene così ed è giusto così. Però nel corso della mia vita politica, nel corso della mia carriera ormai abbastanza lunga, ho notato che poi il giorno dopo il manifesto si toglie, e non trovi più l'ufficio, non trovi più il comitato elettorale, il numero verde è spento, il telefonino ha buttato via la SIM. Insomma, questo candidato virtuale, se non è stato eletto, sicuramente non lo trovi più, e se è stato eletto spesso ti senti rispondere: ma sa, io ho l'incarico, cioè io devo andare in commissione, ho gli impegni istituzionali, mica posso ricevere le persone, no? Allora, noi non siamo dei votifici, noi non usiamo e non spremiamo le persone soltanto per un consenso ed un tornaconto personale. Noi siamo persone di servizio, e io credo che questo servizio, e quindi la destra nel PDL, vada premiata. Ovviamente io ho dei doveri di equilibrio, no? Rispetto a tutti, quindi anche perché mi accusa, già qualcuno accusa del fatto, dice: ma tu sei di destra. Sì, e sarà un problema? Un problema è essere di sinistra, un problema è essere comunisti, un problema è andare in giro ancora con la falce martello, con la bandierina quando ti licenziano in massa. Quello è un problema, perché è un problema di testa, è un problema di intelligenza, è un problema di sensibilità. Il mio non è un problema, io i miei problemi li ho risolti proprio perché ho sempre vissuto a destra, ne ho creati agli altri. E sono fiero, siamo fieri di averne creati tanti, a Chiamparino, alla Brescia, a Saitta. Spesso hanno vinto loro, ma questa è una città difficile, una città di frontiera, una città dove il clientelismo, dove si comprano le persone con i soldi, con i posti di lavoro, con qualche appartamento. Questa è una città difficile, questa è una terra in cui si combatte, però io problemi non ne ho mai avuti. E anzi, la crescita che c'è stata prima in AN e poi oggi che c'è, quotidiana, del PDL, la dimostrazione che abbiamo ragione noi. E prima o poi, guardate, tutti sti sepolcri imbiancati, sti democristiani che diventano comunisti come Vietti per tre poltrone, li cacciamo tutti a casa in pensione una volta per tutti, perché questa è la pulizia della politica, la coerenza nella vita. La coerenza è fondamentale, e se lo è nella vita, lo è ancora di più in politica, perché la politica non è solo una cosa che viviamo noi stessi, ma è una cosa che dobbiamo fare per gli altri. Per questo che dobbiamo essere ancora più coerenti. E allora uno come Vietti, che fa, da domani farà falce e sacrestia, che dovrà andare in giro a braccetto con il suo amico, come si chiama? Beh, il nome non importa. Insomma, quel residuato, vorrei dire refluo, ma non è cortese, professionale, quel refluo comunista che sta in una lista che vuole boicottare Israele, che vuole, non vuole la TAV. Per cui tutti quelli che non la pensano con lui, un povero decerebrato, ebbene, comunista, messo nel listino della Brescia, e Vietti che si va a braccetto. Perché? Perché ne ha fatto una questione di valori, di moneta, no? Di valori nel senso di valori monetari. Perché come fa un democristiano di antica schiatta ad andare con i comunisti? Semplice: tre assessorati e tre posti nella lista bloccata della Brescia. Il prezzo. La politica non può avere un prezzo, i valori non si vendono e non si svendono. Questo è il nostro tema, questo è il nostro emotivo, e questa è la testimonianza che noi vogliamo portare quotidianamente.